E ciao a tutti ragazzi, io sono Mattiz e bentornati sul mio canale. Premetto che sto registrando nuovamente con la fotocamera, come nell'altra recensione del microfono, perché dopo vi andrò a mostrare come si sentirà questo nuovo prodotto che mi è stato inviato dalla OK. Oggi ragazzi vi andrò un po' a spiegare come migliorare dal punto di vista sia dell'audio, quindi dalla qualità della voce, e sia dal video, cioè quindi come si vede, come mi vedo io, come si vede dietro di me. Tipo l'orsetto. Premetto che ho scelto questi prodotti soprattutto perché sono abbastanza particolari e vi mostrerò dopo il perché. Buona visione. Allora ragazzi, in questo momento sto registrando la mia voce con il nuovo microfono. Adesso so che vedrete tutto sto coso incasinato. Ma ovviamente lo possiamo far sparire perché con il braccio lo posso anche abbassare, cosa che non farò perché ho paura di distruggere tutto. Comunque ragazzi, questo è il microfono della OK, costa 30 euro su Amazon. Perché ho scelto questo prodotto da, diciamo, sponsorizzare sul canale? Perché in questi 30 euro di spesa voi non trovate solamente il microfono, ma trovate il filtro antipop, questo. Trovate il braccio da attaccare alla scrivania e quindi potete mettere il vostro microfono ovunque praticamente e anche qualche cavo figo e abbastanza utile per facilitarvi la vita. Diciamo che mi trovo benissimo con questo microfono, ovviamente costa 30 euro, quindi non aspettatevi la super mega qualità da parte dell'audio, solo che se volete fare video abbastanza semplici e non dovete andare a cantare a Sanremo, penso che questo microfono sia veramente adatto per voi. Ragazzi, sinceramente, qualche pecca non è che la trovo. Ovviamente si sente il solito fruscio in sottofondo in alcuni casi, non sempre. Se lo settate bene comunque dal computer e tutta sta roba, fidatevi che si trova bene. E ragazzi, io mi ci trovo abbastanza bene. Ok ragazzi, sto un attimo registrando con il microfono e volevo dirvi che se avete sentito fino ad adesso un rumore, cioè un audio abbastanza cupo e veramente schifoso, è perché io ho provato a mettere sia il filtro antipop che quella spugnetta che si mette sopra al microfono. E se volete un consiglio, ragazzi, utilizzate solo il filtro antipop che è molto meglio. Dovete sapere che per migliorare la qualità del video non serve avere solamente una fotocamera che costa 1000 euro, ma una cosa fondamentale è che anche una fotocamera di 1000 euro non è capace di fare è quella di migliorare la luminosità. Ragazzi, non è che più comprate una fotocamera costosa e più la qualità migliora se avete una luminosità schifosa. Ed è proprio per questo che io vi consiglio di comprare un certo tipo di lampade adatte per i video. Allora, ragazzi, non so come farvela vedere, quindi ve lo farò vedere così. La lampada in questione è proprio questa della OK. Ovviamente non la trovate solamente della OK, solo che sono le lampade che mi piacciono di più a me. Perché questo? La lampada OK è abbastanza economica come tutti i loro prodotti e in più, ragazzi, ha appunto la luce a LED che a mio parere è fondamentale. Cioè, più importante di quella, la luce a LED ormai servono quelle perché le luci bianche, belle dirette sulla vostra faccia, senza quello non penso che potrete fare chissà che cosa, ok? Inoltre, ragazzi, altri pregi che ha questa lampada, oltre al fatto che è manovrabile come volete, cioè guardate qua, potete regolare anche la luminosità, cioè cliccando ad esempio, adesso non ve lo faccio vedere perché penso si possa capire anche così, cliccando il tasto vi si illuminerà tutto il mondo e schiacciando più volte, ragazzi, potrete regolare appunto la luminosità, cioè da più fioca a più forte fino a quando non vi accecate. Adesso, ragazzi, io provo ad attaccarle e vi faccio vedere come potete regolare questa lampada. Ora io l'ho accesa e la ho al minimo della luminosità. Poi possiamo passare a questa. E poi alla fine quella più forte di tutti, che è così. Vedete che
La qualità, pur essendo la stessa fotocamera, aumenta e non di poco. Quindi, ragazzi, io vi consiglio assolutamente, se volete migliorare la vostra qualità, di acquistare una lampada LED. Se volete, comprate ovviamente la OK, che è quella che uso io. Quindi, se vi piace, prendete quella. Ovviamente ce ne sono tanti altri modelli. Comunque, questa qui bianca su Amazon costa 28 euro se non sbaglio, quindi è economica tanto, penso sia accessibile quasi a tutti. Vi consiglio di comprarla, almeno potrete anche regolare a secondo di dove vi trovate la luminosità e niente. Penso che seguendo tutti questi consigli e spendendo anche abbastanza poco, riuscirete ad aumentare di molto la vostra qualità. Ragazzi, i miei consigli sono finiti. Penso che seguendo tutto questo, ragazzi, riuscirete ad arrivare alla qualità che ho io in questo momento. Ovviamente la qualità non è tutto, non da parte dell'audio e del video, intendo. Anche con il montaggio bisognerà allenarsi, ma lì non è che c'è molto da acquistare, là bisogna solo allenarsi. Io, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora la OK per avermi fornito questi prodotti per fare questo video. Noi ci vediamo domani o dopodomani con un nuovissimo video e ciao ragazzi!